Patate cotte in dell'acqua oppure in della sendro. Nelle ricette precedenti di questo mio libro abbiamo più volte indicato la cottura in acqua delle patate come base per semplici e gustose elaborazioni. Il Floriani parla espressamente di patate lessate. E infatti, cosa c'è di più invitante di questo? È bene ricordare che le patate vanno lessate con la buccia onde evitare la dispersione delle loro sostanze interne, e ciò anche a beneficio del gusto. Le patate lessate, ricordi antichi, condite con sale, olio, extravergine d'oliva, un po' di prezzemolo fresco tritato finemente, sono un contorno straordinario, che si sposa magnificamente con ogni tipo di carne e di pesce, tanto buono ed invitante che si può mangiare anche da solo. Per non parlare poi delle patate cotte e della sendro, è più un ricordo del passato, quando in ogni famiglia il camino era l'anima della casa, quando non esistevano cibi surgelati o precotti, bastoncini o altre diavolerie. Allora una patata cotta sotto la cenere, condita con un ricciolo di burro, un pizzico di sale, olio, profumato, poteva essere un momento vero, autentico, di felicità. Bene, cari amici Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Spero di trovarvi sempre in buona salute. Vedete che anche oggi siamo ritornati con Livio Parisi nel suo ristorante, in questo bell'angolo suggestivo, che penso susciti solo belle emozioni, sane emozioni. E avete sentito, vi ha letto questa ricetta che ha a che fare con le patate, quindi anche per solleticare il vostro appetito. Caro Livio, ben ritrovato. Grazie molte, altrettanto, grazie. L'ennesima puntata grazie. Con lui, che è un personaggio ospitalissimo, che ci ospita sempre con grande affabilità, e poi, grazie alla sua cultura, non solo dialettale, per noi è un personaggio che ci aiuta ad elevare un po' il livello della nostra trasmissione. Avete sentito, ci ha letto appunto questa ricetta tratta da un suo libro, perché Livio Parisi, adesso ne parliamo oggi, fa il ristoratore, ben visto, è stato insegnante, ha fatto diverse cose in campo letterario, organizza dei premi, però ha fatto anche dei libri, spesso dei libri collegati alla cucina, cucina legata al lago, al pesce di lago. Quindi oggi, caro Livio, ci devi deliziare con un po' di queste tue produzioni letterarie in campo appunto culinario, legate sempre al Floriani, perché questo libro, ne parliamo subito, che libro è questo qui? Ecco qua, questo qui è il Magnar de Stiani. Ecco, Stiani, non questi anni, Stiani vuol Stiani dire della volta. Volta. In sostanza, amando con cuore e con la passione di Giacomo Floriani, e ho trovato nelle sue poesie meravigliose riferimenti continui al cibo, al vero cibo, alle patate, al minestrone, alla polenta, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato di raccogliere tutte le sue citazioni dei cibi, unirle insieme con pezzi delle sue, con tratti delle sue poesie. Eccolo qua, è stata una cosa. È il Magnar de Stiani. Quindi ricette. Sì, l'ho suddiviso anche proprio brevissimamente, l'ho suddiviso. Ah, posso citare... Per Bacco, obbligatorio. Ecco, è obbligatorio questa frase, perché Floriani, secondo me, è stato, oltre che un grandissimo artista, un grandissimo poeta, anche un uomo di vita che rappresenta la vita di tempi antichi. Dice nella sua poesia che ha fatto ai 70 anni, ai 70, «Magno, bevo, sbisego e me la godo e lascio che il mondo vaga a suo modo». Filosofia straordinaria della vita, insomma, ecco. Ho diviso questo libro, come dicevo prima, in alcune sezioni, che sono queste: cara polenta, vecchie minestre, latte e formaggio, amiche patate, i principi della montagna e i funghi,
le delizie dell'orto, sapori di un tempo, profumo di pane, i dolci della nonna, vigne e vino. Non ho potuto, non potevo dimenticare anche l'amico carissimo fraterno di Floriani, cioè l'ingegner Riccardo Maroni, che è stato colui che ha valorizzato, si può dire, certo, Floriani. E poi concludo con una nostalgia personale, che è questa, ed è l'elogio della pipa, perché Floriani era un fumatore di pipa. Io lo sono stato e l'ho abbandonata, ma penso di riprenderla quanto prima. So anche la data, ma la dirò dopo. Ho capito, privatamente. Ci dirai. Elogio della pipa, perché la pipa per Giacomo Floriani era un tratto somatico assolutamente profondo. La foto che lo inquadra davanti alla sua baita, sì, con esattamente, la pipa, esattamente. Ecco qua. Quindi questo è uno dei libri, sì, di... Ma vediamone altri. Sì, dopo questo è forse il... è un po' sfasciato perché... Il Garda in tavola, mi pare. Sì, il Garda in pentola. Ah, in pentola. In pentola. Sono tutte ricette gardesane, raccolte dei pescatori locali, pesce per pesce. Uso sempre questo, anche quando devo parlare da qualche parte, sfasciato, perché forse è stato il primo negli anni 90. L'ho dedicato a mia madre, dicendo alla mamma, ringraziandoti di avermi trasmesso la passione e l'amore per la cucina, quindi per me è un pezzo, certo, di cuore, insomma. Ecco. Poi il libro sfasciato dà sempre, sì, l'idea di un libro che viene usato, perfetto, non quei bei libri che vengono, sì, messi, sì, sì, esatto, in biblioteca, in alto, in dopo, casa, brevissimamente, insomma, non vorrei. Poi, questo è un'ultima creazione, avendo collaborato con una rivista, Il Lago di Garda, pubblicando alcune ricette, le abbiamo raccolte qua con foto, eccetera, eccetera, insomma, ecco. Poi questo è il più antico, pesci, pesca e cucina del Lago di Garda, ecco, anche qui. Poi i piatti di lago, le ricettine, i pesci e via dicendo. Questo mi interessa perché ci sono anche dei bei racconti. Ecco, questo qua invece è una trovata ultima. Mi evidenzi questo libro. È perfetto. Allora, è scritto a tre mani, mia moglie Rosaria, io e Francesca Ciuffi, che è una nutrizionista e una favolista eccezionale. Mi è stato finanziato dalla provincia di Verona. Ho anche su questo libro l'iniziativa, cioè l'introduzione di Lorenzo Berlendis, che è vicepresidente di Slow Food Italia. In sostanza ho preso sei pesci, dei quali ho detto le caratteristiche scientifiche, qualche aspetto storico, la ricetta, la foto della ricetta, le virtù biologiche, l'abbinamento al vino, e poi c'è una favola che ha scritto la nostra favolista, immaginando questo personaggio Liros, che poi non è altro che l'unione fra Livio e Rosaria, mia moglie ed io, personaggio che vive nelle acque del Garda, parla con i pesci e... Ecco, abbiamo dato una ventata anche di fantasia e di popolarità. L'abbiamo già presentato alla scuola alberghiera di Riva del Garda Varone, offrendone una copia a tutti gli alunni e così. Che, insomma, ne faranno tesoro, sicuramente. Speriamo che ne facciano tesoro, eccolo qua. Bene, sentite che interessante questa puntata. E volevo farvi notare... Poi, no, aspetta, sì, poi non ce l'ho qua in questo momento, ma... Ah, ce n'è un altro. Ce n'è un altro che non c'entra niente con la cucina, oh, ma lo posso dire? Sì, sì, vero. Beh, certo. Ed è Intervista al padre, si chiama, ma poi lo trovo, ce l'ho lì in biblioteca. Praticamente Castelletto di Brenzone penso sia l'unico centro italiano con due beati, il fondatore Don Giuseppe Nascimbeni e la madre Maria Mantovani. Il famoso Nascimbeni, Maria, sì, Mantovani. Allora, siccome le suore hanno fatto un sacco di libri su Nascimbeni, che è stato un personaggio veramente grande della cultura locale, di tutto, io ho pensato, siccome purtroppo, ne parlavamo prima, e la gente legge sempre di meno, cosa ho fatto? Ho fatto questo libricino così, che si legge in tre quarti d'ora, Intervista al padre. Ora, ho immaginato di fare un sentiero qua della nostra montagna, incontrare il padre e dire: ciao Giuseppe, com'è? Tutto bene? Sì, dai che facciamo due chiacchiere insieme. E così dall'inizio alla fine ho sfoderato
e tirato fuori tutta la sua vita, le sue opere, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di padre Giulio Nascimbene. No, padre Giuseppe Nascimbene. Giuseppe Nascimbene. Questo padre non è intervista al papà, ma al padre, sì, al sì. sacerdote. Al sacerdote che ha fondato l'istituto, esatto, in sostanza. No, perché intervista al padre, ma è uno che e poi ho voluto incorniciarlo, e concludo, e questo libro con che cosa? Lo incontro la mattina che esce dal porto di Castelletto, si vede dall'alto una barca di pescatori con la vela, eccetera, eccetera, e un contadino che con lo scalino va a raccogliere le olive. La sera, quando concludo, c'è la barca che rientra e il contadino che ha finito la sua giornata. Quindi, ecco due, sì. I due aspetti nostri, insomma, perché qui abbiamo i contadini pescatori, d'inverno le olive e d'estate il pesce, insomma, ecco. Che poi finisce nel ristorante, perché qui c'è un buon olio e un buon pesce, ecco. Quindi facciamo anche una giusta pubblicità al nostro piccolino. No. Bene, detto questo, adesso però, abbiamo sentito ancora il cucù della puntata precedente, un po'. Allora, qui adesso però, siccome ha parlato di patate, adesso Livio ci legge la poesia, appunto, di Flore, Le patate. Ecco, faccio solo una brevissima introduzione. Quando sento Le patate, mi vai sempre in mente, scusa, parlo in dialetto, mia mamma, che è morta a 101 anni, e che resta a profuga in Boemia. E quando la parlava della Boemia, la parlava sempre delle patate. E de oche, in maniera, carne de oche e patate. Le patate le era le brambore, così vedago anche un termine, non è dialettale, lingua proprio boema, le brambore e le usse. Brambore e patate, usse, oche. Adesso però torniamo alle patate del Floriani e quindi vai Livio. Le patate. Geri, quando sonna dai scandoleri, na malgan dove togo spesso il latte, imadat, na gavagna de patate. Siccome i dis che chi rifuta perde, e a caval donano se varda in bocca, mi le ho tolte pensando a quando il fioca. Certo che qualche dum che le disprezza il diserà patate, carne brola, che non ten in pè neanche una parisola. Non le gan fil de sangue e delle vene, le nate sempre all'orba e sottoterra, le roba da buttare nella sguazzera. Ma a me, che le mie piace, vi dico questo. Una bella teggia di patate arrosto e stomac levemente presto a posto. Con loro si può fare 100 pastizi, le torte, i grostoli, la polenta, i gnocchi, si può mangiarle in treghe e anche a tocchi. Se le gusta gli sta l'autunno e l'inverno e le puoi mangiare dal lunio al vendro, cotte nell'acqua oppure nella sendro. I te le magna e le che piace a tutti, ai sani, ai malai, ai principi, ai regnanti, ai poreti, ai siori, e poi ai ruganti. Insomma, ogni bocca la ha i suoi gusti, ma la polenta di patate e pocio. Putei metteva subito zo in di nocio. Ma per terminare ben sta filastroca, sulla bontà dirò della patata, mi benvido a venire su al me baita, potete tastarle. E che no, una gavagna farinose, proprio quelle di montagna. Ecco. Bene, vedete, siamo sempre nell'ambito culinario, però adesso ritorno un po' all'aspetto formale. Ecco, mi preme farvi notare che il verbo avere, Giacomo Floriani, lo uso sempre nella forma arcaica. Vedete, imadat, ma, scrive, M apostrofo, A con l'accento, quindi non c'è l'H. Così poi le ho tolte, anche qui O con l'accento aperto, non c'è l'H. Interessante, sì, sì. Poi un'altra curiosità, gnocchi, ecco, gnocchi, lui ci mette la doppia C, invece che gnocchi, con una C lui la raddoppia. Poi la zendro, noi ad Arco diciamo la zendro, con la Z, sì, sì. No? Invece usa la S, la zendro. Poi ancora ga, i suoi gusti, vedete un GH apostrofo A con l'accento, mentre tanti poeti usano invece metterci l'H, la A e senza accento. E poi mi pare che gli aspetti formali, quelli che mi interessava farvi notare, ve li ho detti. Naturalmente mi piace vedere che non tiene in pena parisola, pensate un po'. Le patate è una carne brola, brola, cioè quasi dall'idea del molle, del molliccio, quasi del marcio. Carne brola, attenzione, ho detto l'archese brola, mi scuso con i rivani, è la carne brola che non tiene in pè na parisola. La parisola è la cincia allegra. Esatto. Io lo so perché purtroppo da quando ero piccolo, siccome sono parisi, mi chiamavano Parisola e io naturalmente me la prendevo a morte quando dicevano ehi Parisola,
da Parisi, la Parisola e la cincia nera. Invece devo essere contento perché la Parisola è un uccelletto così bello, così simpatico. Bene, detto questo con le patate, io direi che a questo punto siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, però come sempre non posso non darvi il solito vocabolarietto, però questa volta, attenzione, il vocabolarietto non è dato da vocaboli, ma da alcuni proverbi, Livio, quindi cambio. Sentiamoli allora. Arrivati alla sessantina, lassa le donne e va in cantina. Quindi non sta a pensare poi alle donne, ma insomma pensa a bever. A tre robe non crede, alle stelle d'inverno, alle nugole di sta e alle lacrime di dona. Io ho già detto precedentemente che i nostri vecchi con le donne non hanno un rapporto con i proverbi molto simpatico, ma non scherzo, invece i nostri nonni in tanti proverbi mettono in evidenza la donna come la regina della casa, che se manca una donna, insomma, bisognarla a costruirla a qualche banda. Poi andiamo sull'amicizia. L'amicizia la è buona 13 mesi all'an. Pensate un po' che valori danno all'amicizia. Non vale 12, vale 13 mesi. Fate un buon nome, quindi fatti un buon nome, poi pisan dell'et e dirà che te hai sudà. Pensa un po', quando uno ha un buon nome addirittura cercano di nascondere anche sue debolezze fisiche, quindi fatti un buon nome nella tua vita, poi pisan dell'et, fai la pipì nel letto e diranno che hai sudato, non che hai fatto la pipì nel letto. Chi promette e non mantiene, de spese il diavolo vicin gevegne. Ecco, quindi mi raccomando, quando fate le promesse, cercate di mantenerle, perché sennò vi arriva il diavolo vicino e non sappiamo quello che succede. Bene, con questi 5 proverbi, non i 10 vocaboli soliti, ringrazio naturalmente ancora Livio per questa sua partecipazione molto preziosa, sempre avanti così col tuo impegno, perché lui è sempre impegnato nonostante il ristorante in queste sue attività letterarie legate al dialetto, ma anche non al dialetto. Quindi grazie di nuovo per aver partecipato a questa nostra trasmissione, grazie a voi che ci avete ascoltati, spero sempre con interesse, spero di suscitare quel po' di interesse che è il nostro compito, e vi aspetto la prossima volta ricordando, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. E ciao di nuovo a Livio. Grazie, grazie.